Noi ce la dobbiamo giocare con quelle 5-6 squadre. La qualità dei singoli è importante in questi campionati. In questo momento abbiamo delle difficoltà a far gol, anche oggi abbiamo avuto qualche situazione, però chiaramente non era San Benedetto il campo dove poter far punti. Credo che dal punto di vista tattico la squadra abbia fatto anche una partita discreta, è stata molto ordinata. È normale che le difficoltà, o meglio le differenze di organico tra noi e la San Benedettese sono evidenti. Noi in queste prime 6 partite ne abbiamo incontrate quasi tutte, quindi abbiamo incontrato la Maceratese, il Chieti, il Matelica, quindi sono tutte squadre che alla fine credo si giocheranno il campionato e credo che queste 4 che ho citato con la San Benedettese sono quelle squadre che lotteranno per vincere. Ah, stiamo migliorando, stiamo crescendo, stiamo diventando squadra, dai. Dobbiamo ancora migliorare come atteggiamento, non dobbiamo prendere paura quando gli avversari fanno un'azione, ci vuole sempre personalità, autostima incredibile perché non possiamo andare in difficoltà, però il percorso è quello giusto, dobbiamo continuare a lavorare, a creare entusiasmo e sicuramente quando saremo un attimino un pizzico di fortuna, che siamo un po' tutti, che non dobbiamo commettere sempre sostituzioni per infortuni, per roba varia, sicuramente potremmo essere più forti. Mi dispiace soltanto per i ragazzi che lavorano tantissimo e purtroppo non gli posso dare possibilità di essere protagonisti perché devo fare sempre sostituzioni per infortuni. Noi dobbiamo pensare a lavorare partita dopo partita e poi, come dico sempre, i campionati si vincono a maggio. L'importante è che c'è sempre unità di intenti, società, allenatore, staff e soprattutto i tifosi che sono il 12° uomo in campo. Se noi contiamo questo atteggiamento positivo è dura per tutti. Quando era il momento negativo, se famo a gara chi spara per prima, non andiamo a nessuna parte. Sì, numerico sicuramente. Io ho detto l'altra volta, sono ragazzi che noi dobbiamo essere come i genitori, prenderli per mano, aiutarli, poi magari a fine partita possiamo fischiarli, però sono ragazzi che hanno neanche 20 anni, cioè, la maglia della Samp pesa a gente di 30 anni, figuriamoci a ragazzini di 17-18 anni, no? Se si sentono l'affetto del pubblico, l'affetto dell'allenatore, forse li mettiamo nelle condizioni di fare leggermente meglio, no? Sta a noi, ma tutti quanti, organi di stampa, allenatori, cercate di aiutarli, cerchiamo di fargli dare fuori il massimo e poi vedremo. Ma noi secondo me siamo intorno al 60%, 60-70%, noi dobbiamo arrivare al top quando veramente quei scontri importanti, quelle partite proprio che magari scontri diretti con squadre, lì noi dobbiamo essere al top. In questo momento va bene questa percentuale.